In via dell'Etna, il viaggio inizia da qui. Remax Platinum, consulente immobiliare Maurizio Giuffrida, telefono 347 99 34 430. Jego Motor, concessionaria moto e scooter dal 1962 a Catania. Buonasera, benvenuti, bentrovati. Sono le 19, puntualissimi. Parte questa puntata di Calcionate, i commenti in casa rossazzurra. Come sempre, Vincenzo Lacorte a darvi il benvenuto e a ascoltarvi nei vostri commenti, nei vostri interventi, di cui poi ci darete conto grazie alle nostre chat, sia quella su Facebook sia quella su WhatsApp. Chiaramente sempre tanti ospiti e le immagini, le grafiche per capire un po' il triste momento che ci troviamo a vivere, no? Perché anche ieri è andato in onda l'ennesimo film dell'orrore in prima serata. Stavolta, di solito i film dell'orrore si vedono a tarda notte, ma noi ce lo siamo goduti in prima serata, davvero da stropicciarsi gli occhi dall'incredulità e dalla costernazione praticamente. E resta davvero ormai gli ultimi 90 minuti, è da mesi che diciamo, vabbè, abbiamo 8 settimane, ne abbiamo 7, ne abbiamo 6, ne abbiamo 5, siamo arrivati all'ultima settimana, quella dove si dovrà vincere se vogliamo, si dovrà assolutamente vincere se vogliamo badare a noi stessi senza guardarci troppo indietro. Vincere sarebbe sicuramente la certezza di questa permanenza, senza dover affrontare i play-out. Cominciamo subito con le coordinate della trasmissione, prego la regia di mandare la grafica, assolutamente canali 15 e 18, digitale terrestre sulle frequenze della Sicilia, il canale 15 è quello che consigliamo per la più immediata disponibilità, in quanto vi basterà premere solo il tasto verde, pigiare il tasto verde del telecomando, ma c'è anche il canale 268 sulle frequenze nazionali, poi abbiamo il sito della nostra redazione, quindi www.globusmagazine.it/video, le piattaforme streaming Twitch e TV Dream, la pagina social per eccellenza su Facebook omonima, Calcionati commenti in casa rossazzurra, le due piattaforme Local TV e Cyborg TV per i fratelli rossazzurri che seguono le gare dagli Stati Uniti, dal Canada, dall'Australia e l'Europa. Naturalmente con l'app Globus Network Italia potrete anche collegarvi sui vostri smartphone e seguire anche la programmazione radiofonica. Detto questo, la parola a Sabina Rossi. Ciao Sabina. Buonasera Vincenzo, buonasera agli ospiti studio, buonasera a tutti gli ospiti fuori dallo studio, buonasera a tutti coloro che ci raggiungeranno tramite la linea WhatsApp, il 340 051 1286 e anche telefonicamente con la nostra linea urbana 095 81 88 650. Già ci arrivano i primi commenti, come per esempio i saluti da Mauro Vaccaro. Buonasera zio Vincent, Vincent tirami su. Cioè, mi chiama zio, vedi Alessandro? Ti chiamano zio, Antonio Scuderi. Un saluto affettuoso a tutti voi da parte di un tifoso oggi deluso, amareggiato. Vorrei che per incantesimo questi giocatori sparissero all'improvviso. Papero Rossazzurro che salutiamo, anzi che abbiamo dire... anche, di cui abbiamo goduto anche in presa. No, guarda che cosa mi ha regalato. Dov'è? Eh sì. Eh? Sì, l'adesivo con l'iotro. Lui è moderatore. Qui si tifa solo calcio Catania di questo FC. Gruppo, amministratore di questa amministratore pagina, un saluto ad Alfredo Caldarelli. Lo stesso gruppo del nostro amico Salvo Mascali. Sì, certo. Sono tutti e in due. Bilo. Sì, qua infatti c'è scritto. Sì. Alfredo Caldarella, salutiamo tutti sospesi sul filo Monterosi. Bella sì. Andiamo avanti e dopo riprenderemo con i commenti. Bene, siamo qui e allora andiamo subito con gli ospiti. Gli ospiti torna nei nostri studi dopo veramente un bel periodo di tempo.
il nostro caro amico e medico Alessandro Russo. Grazie, buonasera. Alessandro, buonasera. Grazie a te Vincenzo, buonasera. E anche invece lui è un ritorno, diciamo, quasi di prammatica, perché bene o male ci si vede abbastanza con puntualità, il nostro amico avvocato Lorenzo Pucci. Buonasera Lorenzo. Grazie dell'invito e buonasera a tutti. Naturalmente dalle piattaforme Skype, la rete è ben congrua stasera perché abbiamo 3 postazioni belle piene. Partiamo sicuramente, facendo gli onori di casa, al direttore ed editore Enzo Stroscio. Buonasera a tutti, noi stasera faremo gli onori di chiesa. Chiesa. Dobbiamo pregare tutti, quindi mettiamoci il cuore in pace e preghiamo. Ma la Pasqua è già passata. Ma la Pasqua con l'uovo di Pasqua, ma ora che abbiamo? Abbiamo il 25 aprile, la liberazione. Infatti, andiamo anche a salutare Tino La Vecchia. Buonasera Tino. Buonasera Vincenzo, agli ospiti in studio, e non so se è una punizione, voi mi vedete? Sì, sì. E sì, io sì. Invece vedo la Globus è bianco e basta. Solo, vedi, solo quindi, Globus. Solo Globus. Quindi sei sul canale giusto in ogni caso. E ti basta solo quello, ti basta. Sì, sì, ma io chiudo, ti richiamate, vediamo se si può sistemare. Va bene, eventualmente ora la regia... Sì. Che saluto Alessandro, saluto Lorenzo. La regia si occuperà di questo. Ecco, io sto per chiudere. Ok, Tino. Okay, Tino. Sì, ci si vede tra poco. Io avevo capito che voleva abbattere una punizione. Di una punizione. La vede bianca. La vede bianca, esatto. Sono tanti messaggi. Professor, la vede bianca. Ci sono tante allegorie, tante metafore in questa punizione di Tino. E un graditissimo ritorno dopo alcuni mesi di duro lavoro, per carità, perché quando lui non c'è perché lavora, non come noi qua che bighelloniamo. Pierpaolo Alderisi, mister, buonasera. Buonasera a voi, ben trovati a tutti. Grazie, un abbraccio, che è da tanto tempo che non ci si vede. Va bene, sentiamo in diretta anche la chiamata di Tino. Rumoroso stasera Tino. E allora, che facciamo? Cominciamo immediatamente con gli highlights? Yes. Li volete vedere o no? Meglio di no. Meglio di no. Io voglio vedere solo i 2 gol di Cianci e i 2 assist di Carella, che praticamente sono i 2 che si sono salvati ieri sera, gli unici 2 aspetti positivi di questa gara. Andiamo, regia. Si incrociano al Viviani di Potenza i destini di Sorrento e Catania. Il Sorrento è già certo dell'aritmetica salvezza e strizza l'occhio ai playoff. Il Catania, con un successo, avrebbe in questa sfida l'opportunità di chiudere i conti con la salvezza, appunto per godersi poi i benefici del successo in Coppa Italia e quindi della qualificazione alla fase nazionale dei playoff. Catania confermato nell'assetto 3-5-2 da Zeoli. Il calcio di punizione di Cicerelli al 27esimo non fa male a Del Sorbo. Si attiva Colai, sarà un fattore determinante nella partita del Sorrento. Riccardi scambia al limite, arriva al tiro Albertoni, che ha sostituito Furlan dopo il riscaldamento. Salva in questa circostanza il Catania. Manovra macchinosa quella dei rossazzurri, qui però un lampo di classe, doppio tacco a smarcare Marsura. La conclusione però non è degna della preparazione. Siamo già nel secondo tempo e in una delle prime azioni il Sorrento la sblocca Colai, è incontenibile per Castellini. Assist a rimorchio per Loreto, che dal limite dell'area piccola porta avanti i rossoneri. Si rompe l'equilibrio in avvio di ripresa, l'assist di Colai per Ciro Loreto. E qui rivediamo l'azione devastante dell'italo-albanese. Ancora Sorrento, questa volta il cross è destinato a Ravasio, che cerca con una semi-acrobazia di infilare Albertoni, va vicino a quello che sarebbe stato un gran gol. Il raddoppio però arriva ancora con un altro numero di Colai, questa volta il suggerimento è per Cucurullo, doppio assist per l'ex Lumezzane, primo gol in campionato per Marco Cucurullo, uno dei protagonisti della promozione del Sorrento. Maiuri si butta nella mischia, prende un doppio giallo per eccesso di esultanza, ammonito in occasione di entrambi i gol l'allenatore del Sorrento. Comunque un rosso di felicità, definiamolo così, per
Enzo Maiuri Sorrento avanti Marco! Di 2 quando manca Marco! Meno di 20 minuti. Ecco il tris con il lancio per Ravasio che va a puntare Contec. Ancora Ravasio rientra sul destro, prova a parare Albertoni, ma il pallone finisce irrimediabilmente in porta. Sorrento 3, Catania 0 e il gol numero 12 di Mario Ravasio in campionato, il miglior marcatore del Sorrento. Catania ha messo nell'angolo, le prova tutte con i cambi Zeoli, è entrato anche Cianci a inizio secondo tempo. Sarà proprio l'attaccante di Bari a dare un senso diverso alla fine di questa partita. Accorcia così con questo destro incrociato quando mancano 5 minuti, anche qualcosa in meno al 90esimo. Pietro Cianci, segno in quello che è stato il suo stadio da attaccante del Potenza. Ancora Catania con Chiarella che ha aggiunto vivacità di nuovo per Cianci di testa. Allo scadere dei 90 il Catania si rifà sotto con la doppietta di Pietro Cianci e nel recupero cercherà di andare a testa bassa la squadra di Zeoli per provare a raggiungere quantomeno il pari. Il nervosismo però tradisce Marsura dopo questo contrasto con Vitiello, prende il rosso l'attaccante veneto, in realtà si sono strattonati entrambi, l'arbitro ha buttato fuori dal match a giochi ormai fatti Marsura. Finisce così il Sorrento, continua a guardare con interesse ai playoff, la pratica salvezza non è ancora chiusa per il Catania che riceverà il Benevento al Massimino negli ultimi 90 minuti. Ami il Catania? Sai riconoscere la firma del tuo calciatore preferito? Indovina la firma! Eccoci rientrati in studio, la firma mi sembra... Chi l'ha vinto ieri? No, Ettore Attanasio ha vinto la settimana scorsa. Ieri non so, sono impreparato su chi ha vinto ieri il... Io ho sentito che l'hanno vinto. Forse Luca Testa? Non mi è stato detto. Luca Testa che ci saluta da Milano. Buonasera, benissimo, un abbraccio benissimo. A tutti da Milano. Qua c'è molto, la foto. Ecco, sono di contento. Luca. Ecco, quindi il premio, anche questa settimana, il premio avrà la sua assegnazione, la sua collocazione. Il portachiavi offerto dalla ditta Geco Motor, dai fratelli Geco, con il buono da 100 euro per spenderlo nell'attività. Dopo che la settimana scorsa era stato vinto da Ettore Attanasio, che mi sembra già anche fatto la foto istituzionale con i fratelli Geco, appunto, era la firma di Averi, mi sbaglio? Chi era? Sì, sì. Averi, perfetto. Un geroglifico, come l'ha definita ieri il direttore Enzo Stroscio. Però poi si vede che sei riuscito a dare l'indizio giusto, no Enzo? Hanno poi indovinato, non esatto. Era facile. Non vedo tutto nero. Non era facile. Va bene. Tra l'altro il professor Tino, la vecchia, dice vede tutto nero, non vede niente. Vede bianco. Ah, lo stanno richiamando. Sarà in qualche sarcofago sicuramente. Lo stanno richiamando, non nel senso buono, nel senso tecnico, non nel senso... Sì, sì. Sarà richiamato. È stato richiamato all'ordine. E allora, giro veloce, cominciamo subito. Giro veloce. Comincio io così finisco. Sì. Sono rimasto poi troppo deluso per l'espulsione di Marsura. Perché o espoglieva tutte e due, o le dava il giallo a tutte e due, ma solo a Marsura no, perché se rivediamo l'azione ero... erano avvinghiati, quindi si è cercato sì, di vabbè, staccare. Il fatto è che Marsura ha fatto il gesto di reazione, questo è il, anche se non violento particolarmente, però pur sempre una reazione. La reazione è stata più che altro quella di togliersi sì, di scrollarlo da addosso, sì, sicuramente addosso, però sì, quel polipoide di giocatore del Sorrento. Sì, assolutamente sì, è vero. Va bene, allora facciamo un giro veloce così su qual è il momento attuale, che cosa, se vedi più nero di me Alessandro, se effettivamente quello che ora davvero non resta più nulla di cui parlare, no? Per esempio ricordo che una delle prime cose dell'insediamento di Zeoli fu quella che disse che si sarebbero rispettati i ruoli naturali dei calciatori. Ecco. A me sembra di vedere sempre continui esperimenti, no? Ecco, è vero.
Dimmi Alessandro. No, e tu hai detto se vedo più nero, qui è così triste per noi appassionati, per noi fratelli rosazzurri, perché è come se stiamo dando dei stiamo tirando le somme. E non possiamo tirare le somme perché ancora il campionato è in corso. Siamo tutti così arrabbiati, così nauseati da questa situazione che domenica dopo domenica, soprattutto quando si gioca fuori casa, ma non solo in casa, assistiamo, che ci viene da tirare le somme e di dire per fortuna siamo alla fine, ma non siamo alla fine. No, no. E siamo in una situazione ancora di pericolo. Le statistiche ci vengono in aiuto, nel senso che abbiamo circa un 80% di possibilità, ma ci sono pur sempre quei due casi limiti che dovremmo pagare. Dovremmo pagare. Io dico solo che si è verificata proprio, sembra una banalità, però spero che qualcuno afferri il concetto mio, no? Cioè una settimana nella quale si verificano questi episodi con questi presunti audio, con me. È chiaro che finisce in una maniera così disonorevole, perché gli stessi giocatori hanno dimostrato che per loro il campionato è quasi finito, non hanno nessuna voglia di dimostrare attaccamento, e questo per noi catanesi non è possibile. Una stagione che dire disgraziata è dire veramente poco, una stagione cominciata fra gli equivoci tattici, tecnici e dirigenziali. E i ritardi. Sì, io ricordo solo questo, che e quando sono stati acquistati dei giocatori, no, l'asse della squadra, si puntava sull'asse della squadra, dico un nome su tutti che poi è diventato un po' il capro espiatorio, e dico Ladinetti, che si diceva dovesse essere il faro. Quello che doveva prendere le chiavi. Non solo non ha preso, è stato anche bersagliato un poco, per forse anche esageratamente adesso che siamo vicino al campionato, però... Non è stato preso un giocatore al suo posto, con le sue caratteristiche, che potesse garantire quello. Per cui questi equivoci sono diventati sempre più grossi. Il pane quotidiano. Il pane quotidiano. Poi ci sono delle situazioni anche dirigenziali che sono stati troppo troppo grossolani. Io la dico così, l'anno scorso eravamo in interregionale ed eravamo una società professionistica. Quest'anno siamo in una categoria superiore, ma siamo... veramente con una dirigenza allo sbaraglio, siamo dilettanti dentro, e i dilettanti non possono che fare queste figure barbine, perché un dirigente che non è un dilettante prende le sue responsabilità e dice le cose come stanno, non fa in modo che la situazione precipiti. Qui ogni domenica si precipita. Io vado allo stadio perché mio figlio ancora ha questo entusiasmo, ma veramente quello che succede guardando le partite anche dallo stadio è come se i giocatori che hanno ansia e quasi il pallone non lo vogliono ricevere danno un segnale a noi tifosi. Sì, il pallone pesa, sì. E noi tifosi diciamo ma che sta succedendo, ma che stanno facendo, è gioco del calcio questo, è così brutto per me dire queste cose, però... Bene, Alessandro. Alessandro, grazie. Ti saluta Papelo Rosso Azzurra. Un dice abbraccio. Che sei un grande e ti vede in grande forma. Lorenzo Pucci, anche tu fai una breve disamina, ma è un'altra cosa che voglio curiosare chiedendoti, vediamo di fare qualche cosa. Uno degli aspetti, un altro aspetto su cui si era puntato molto in queste ultime settimane era quello che finalmente non si dovesse giocare l'infrasettimanale. Ma i risultati sono pessimi assolutamente, tranne giusto, quell'interregno Messina. Ma giusto l'ultima volta che sono stato vostro ospite dissi che era venuto il momento di abolire tutti gli alibi. Uno di questi era la mancata preparazione, la lontananza così di uno stato di forma idoneo a che giocassero costantemente. E ho dimostrato, non io ma i fatti, che coloro i quali oggi giocano sono quelli che risalgono alla prima preparazione, mentre quelli che sono sempre in infermeria sono gli ultimi arrivati. Purtroppo siamo qui a commentare la 17ª sconfitta su 37 record partite. Record assoluto di tutti i tempi. Abbiamo battuto il record, noi siamo abbiamo il record, battuto il record di questa stagione. Sì, il fatto che la squadra sia stata costruita tardi è anche quello un alibi. La prova è che la Casertana, che è una ripescata, è lì in alto a giocarsi i playoff.
ricordo che il Mantova è una ripescata e ha stravinto il girone A. Quindi per me questa squadra, come ha detto anche Zeoli, ha una fragilità mentale, come diceva il dottore, era evidente anche ieri la dimostrazione che il pallone pesasse, cioè come se nessuno volesse prendere questo pallone, chi lo riceve ha la fretta di liberarsene. Cioè, ieri ricordo uno che finora è stato quasi un paladino del Catania, Castellini, ogni qualvolta riceveva palla sulla fascia destra smistava col piede sinistro alla cieca, come se chiudesse un triangolo, ma in realtà con chi dovesse triangolare non si sa. Lorenzo, mi hai bruciato una domanda. Perché Castellini è caduto nella mediocrità generale? Perché quello forse, che era uno dei vessilli di questo Catania. Bravo. Allora, Castellini, che è stata una lieta riconferma rispetto al campionato dell'anno scorso, come disse anche il buon Lucarelli, lo aveva stupito per essere così poliedrico nelle varie zone del campo dove lo potesse impiegare. Però il giocatore ha sempre detto che preferisce giocare da centrale, altrimenti da esterno sinistro. Noi lo preferiamo da esterno sinistro. Perfetto, dove ha reso il meglio di sé. Invece abbiamo trovato Celli a sinistra e Castellini a destra, ma evidentemente non aveva il piede, il passo, perché purtroppo 3 su 3 dei gol vengono da quella fascia e il giocatore, l'assist man, è sempre lo stesso che tutte e due le volte ha dribblato Castellini e il terzo si è fatto così, si è fatto beffa di Conte, che invece purtroppo Castellini è adesso messo fuori ruolo e quindi anche Zeoli qualcosina l'ha sbagliata in questa circostanza. Infatti ci rifacciamo un po' alla prima domanda che ho fatto Alessandro Russo, dicendo che si era assicurato che ogni giocatore avesse poi giocato nel suo ruolo naturale, ma così non è stato, lo possiamo dire assolutamente. Prima di passare a Enzo Stroscio, c'è qualche amico che vogliamo salutare? Amico, ce ne sono veramente tanti. Fai un sunto come sempre. Allora, un saluto a Claudio Fichera. Saremo un caso mondiale a playoff acquisiti, rischiamo di non farli se andiamo ai playout. Mentre, scusate, il Paper Rosso Azzurro saluta, direttore Stroscio, buonasera. Cioè, ci sta salutando uno alla volta. Sì. Natale Gambino, per un punto Martin perse la cappa, giusta la metafora. Carina questa. Sì. Santo Strano, bambini, però. Salutiamo anche Santo Strano, giocatori senza dignità, via tutti, non meritano di indossare la maglia del Catania, stanno rovinando tutto. È giusto sentire anche gli umori che sono un po' delusi del nostro tifo. Io cercherò anche di filtrarli in maniera pulita e ordinata. Sì, infatti, è difficile questo. Sì, Giuseppe Leonardi, fate vedere ancora questa vergogna, vergognatevi. Lo dico sempre in maniera umoristica io, Una squadra, la nostra, che aveva bisogno di un punto, giocavano a uso da gara amichevole, ma questo è sempre Pimpino. Sì. Giovanni Faro, salutiamo e saluta te, caro Vincenzo. Grazie, Giovanni, ciao. Un saluto anche a Cosimo Gulli, sembra di vivere in un incubo surreale, spero di svegliarmi, ma purtroppo è la realtà, sperando in un preludio finale che si chiama playoff e il sogno serie B. Un saluto anche a Domenico Di Guardo, continueremo tra non molto con tutti gli altri nostri ascoltatori, che siamo tempestati oggi, siamo tantissimi. Bene, Enzo Stroscio, via tutti dicono i nostri amici. Ma effettivamente Zeoli, su chi può contare oggi? Su quanti giocatori può contare oggi? Quanti saranno? 5, 6? Chi sono gli aficionados di Zeoli? Il volume, Enzo. Sì. Grazie. Senti? Sì, ora va bene. Sì. Dicevo, il via tutti non esiste, perché è la rabbia che fa parlare, purtroppo. Certo. In questo momento bisogna avere un po' più di dignità in campo e basta. Bisogna uscire fuori da queste paludi e poi dopo fare federazione. Via tutti è una parola per adesso troppo prematura. Chiaramente usciranno fuori tante discussioni, ma le discussioni sono che ancora il Catania, o volendo o non volendo, un'altra partita la deve fare. E qui, o dopo il Benevento, ovviamente, no? Il Benevento verrà per giocarsi la sua partita. Il Catania, stranamente, quando sono venute squadre, diciamo, di blasone, ha fatto la sua partita. Poi perché non la fa, o perché, o cosa succede, o perché Zeoli non riesce a quadrare il cerchio. Questo è l'arcano, possiamo dire tutto e di tutti. Gli incontri si fanno nelle scale, e le scale ancora manca qualche momento per poterle fare. È inutile, andiamo a sostenere la squadra perché dobbiamo uscire
fuori da questo tunnel e poi dopo magari facciamo, e poi possiamo anche parlare un po' più facilmente. In questo momento esaminiamo tutte le cose che dobbiamo esaminare, la partita di ieri, i giocatori, gli entrati, quello che ha fatto Chiarella e quello che ha fatto Ciance, che chiaramente insomma se è fatto un quarto d'ora prima, magari 20 minuti prima, magari avremmo parlato di un altro risultato. Grazie Enzo. Tino La Vecchia, sì, ci sei, perfetto. Sì, sì, ci sono. No, no, ti guardavo in bassa frequenza, ti guardavo nel quadro basso e non ti trovavo. Sei in alto, in questo momento eri in alto. Va bene, sì, è tutto risolto. E allora Tino, a parte anche due parole da parte tua sul momento, volevo chiederti, ma questo Ravasio che ieri ha fatto il diavolo a 4, che ha chiaramente un buon score di marcature, no? Sono 12 con quella di ieri. Ecco, 12. Che giocatore è? Effettivamente è un giocatore così eclettico, così duro da marcare? O Contec, abbiamo visto la topica che ha preso in occasione del terzo gol, quando l'ha lasciato libero praticamente di due metri. No, e cosa è successo? Ecco. Non è un fulmine di guerra. E che i calciatori del Catania forse non c'erano con la testa, però vogliono o non vogliono, il campionato non finirà domenica prossima, perché in un caso o nell'altro si gioca ancora o con i play-out o con i play-off. Francamente la situazione non è allegra, il Catania per la salvezza ha da scalare un Monte Rossi, e non perché passa tutto dal Monte Rossi, guardate. Sì. Sì. Visto che il Potenza almeno un punto tranquillamente ad occhi chiusi lo farà in casa col Francavilla, e la Turris con il retrocesso Brindisi, che finora ha fatto il suo grande dovere, è in serie utile da 4 risultati, giusto? Sì, 3 vittorie, un pareggio nell'ultimo, sì, sì, sì. Negli ultimi 4. Se perdesse l'ultima nessuno potrebbe gridare, ma ci mancherebbe, scandalo. Certo. E quindi il Catania col pari rischia di non salvarsi. Infatti. Col pareggio, nel caso che il Monte Rossi dovesse vincere contro il Foggia. Sì, contro il Foggia. Sì. Il Foggia che è quasi eliminato dai play-out. Si è suicidato praticamente. Si è suicidato, al Foggia non dovrebbe bastare nemmeno la vittoria per i confronti diretti, eventualmente con il Latina. C'è Audace Cerignola Giuliano. Il Crotone non facilmente si farà battere dall'Avellino, perché sapete come sono gli incontri: la quinta sfiderà la decima, la sesta la nona, la settima l'ottava. Certo. Ma incontro secco in casa, la miglior della messa. Migliore, certamente. Il Crotone momentaneamente è settimo e col doppio esito a favore della squadra di casa. Certamente, non credo che il Crotone voglia scivolare in ottava, nona posizione. Assolutamente. Quindi si giocherà la pelle ad Avellino. E il Benevento, guidato da una persona che ama il Catania in maniera smisurata, e Alessandro forse sa anche il perché, mi riferisco ad Auderi, il Benevento certamente non regalerà la partita a Catania, ma nella maniera più assoluta. Infatti, ci voleva il punto di Sorrento, ma non che Martin per un punto perse la cappa, Martin la cappa la perse per un punto di interpunzione. Anche se altri credono che sia un punto di briscola di scopa, la pesta per un punto messo male in un discorso. Il Catania rischia di sciupare un sogno per un punto. Per un punto. Quello che non ha saputo fare a Giuliano. Va perché bene. Il pari al Catania potrebbe non bastare. Certo. E questo è tutto. Questa è l'orrenda realtà. Sì, sì, sì. Il filmato l'ho visto, l'ho rivisto, ho visto anche la partita di Sorrento. Pensavo che finisse 0-0 un certo. Sì, il primo tempo ci aveva fatto, come dire, quasi addormentare, no? Perché eravamo tutti sicuri che fosse uno 0-0. Mi sono addormentato in Torino Frosinone, tant'è che mi sono andato realmente ad addormentarmi. Ma nel Catania no, ero abbastanza vivace e speravo nello 0-0, perché il punto a Catania sarebbe serviva, e come? Certo. Per tante e tante cose. Va bene, parliamo, Tino. Poi nel caso si dovesse perdere con il Benevento,
in quel certo, caso saranno per veramente cavoli a merenda. Per carità, per carità. E in questo momento c'è effettivamente non più di 50% di possibilità che Catania eviti i play-out. È atroce dirlo, ma è così, proprio è così. Mentre Sorrento, visto che il Latina non vuole tanto andarci in questi play-off, vincendo a Caserta, operazione un poco difficile, sarebbe nei play-off perché è in vantaggio nei confronti del Latina. Va bene Tino, grazie. Vediamo grazie. Come andrà a finire. Assolutamente noi saremo sì. Qua a sostenere sempre il Catania. Perfetto. Pierpaolo, scusa la lunga attesa, giustamente cioè, eravamo tutti con le nostre riflessioni. Abbiamo il mister che è rientrato già da tempo, chiaramente, però sì, sì. Avevamo voglia di sentirlo, anzi lo avevo invitato in studio, ma magari ci sarà un'altra occasione. E, una domanda particolare ti volevo fare, Pierpaolo, poi chiaramente se hai sempre qualche tua idea sulla partita e ce la vuoi dire, ma io ti chiedo in particolare, questo stesso è una domanda che ci siamo fatti 100 volte, magari tu da tecnico puoi darci anche forse una tua esperienza del passato. Questo stesso gruppo di giocatori assolutamente incapace di portare avanti un campionato, quindi con una classifica a punti, un miracolo in un torneo secco come quello di Coppa Italia, dove si va avanti di gara in gara andando all'obiettivo successivo. Sono due modi diversi di vedere il calcio di uno stesso gruppo. Hai mai avuto un'esperienza tale nella tua lunga vita da allenatore? Ci sono state squadre che hanno fatto benissimo in un torneo di Coppa e malissimo in un torneo di campionato. E per questo in particolare qual è la tua idea? No, la mia personale idea è che si sia creato all'interno del gruppo, nella testa dei giocatori, si siano create due dimensioni differenti. Quella della Coppa Italia, che è una dimensione che fino alla finale, poi finale compresa, sempre sorriso insomma al Catania, quindi è stato un percorso permeato anche da grande positività e anche dalla fortuna che poi occorre per vincere un titolo. E dall'altra parte la dimensione del campionato, questo può avvenire nella testa dei calciatori, nella testa di un gruppo, e quindi io mi do questa spiegazione qui, ecco. Nelle gare di Coppa sai che se hai di fronte un dentro o fuori. Paradossalmente il fatto di avere più partite in campionato magari ti porta a considerare che hai sempre una chance la settimana successiva per rimettere un po' in sesto la situazione. Sì. E questa è un'idea che secondo me ha ingannato un po' il gruppo squadra. Non credo Zeoli, perché comunque no, certo, al di là insomma del fatto che sia o meno un esordiente, comunque una persona che ha grande esperienza e lo ha ribadito comunque più volte che il percorso in campionato sarebbe stato difficile, che era bene e meglio mettersi al riparo il prima possibile. Quindi la spiegazione che mi do sostanzialmente è questa. In questo gruppo c'è anche un aspetto dovuto dalla grande esperienza nei campionati superiori, no? Serie B, molta Serie A, anche questo è un aspetto sì. Che potrebbe incidere? No, certo, credo sì. Di sì, e mi è capitato anche di commentare il fatto che questa squadra, a differenza di tutte quelle che si trovano diciamo in quella posizione di classifica per lottare, non retrocedere, è una squadra che è stata costruita con ben altri obiettivi, sì. Ed è stata ridisegnata sempre con ben altri obiettivi, che al momento del mercato era già subentrato Lucarelli. Lucarelli voleva fare una squadra che facesse una grande rincorsa per ritrovare le prime posizioni in campionato, ma anche perché riuscisse a vincere la Coppa Italia. Sì. Ora, cosa è successo strada facendo? Che Lucarelli si è perso, la squadra era quella, e nel frattempo la classifica, diciamo, incombeva ogni settimana di più, visti i risultati negativi.
Quando un gruppo costruito con quella matrice lì si trova ad affrontare un campionato invece dove deve sgomitare con squadre che invece hanno iniziato la stagione con quell'obiettivo, erano ben consapevoli società, dirigenti, staff, tecnici e giocatori che avrebbero dovuto affrontare un campionato e lottare per non retrocedere, quando il Catania si è trovato in questa situazione, secondo me ha smarrito un attimino la bussola, e anche questo può essere una delle motivazioni. Chiarissimo, chiarissimo, grazie Pierpaolo. Prego la regia di andare avanti con le grafiche, cominciamo con il turno di ieri che, ripetiamo, si è concluso tutto in unica gara, tutto in unica serata, tutto alle 20. Sì, benissimo, cominciamo subito con Messina-Potenza 2-2, Benevento-Latina 4-0, Crotone-Monopoli 3-1, Foggia-Audace-Cerignola 1-2, Giuliano, Casertana 1-1, Picerno Brindisi 0-0, Sorrento Catania 3-2, Taranto Avellino 1-0, Turris Monterosi Tuscia 0-0, Virtus Francavilla Juve Stabia 1-1. Quindi in testa, fra le partite di testa, il Taranto che fa fuori l'Avellino, continua ancora questa magica stagione di Capuano. Senza perennizzazione sarebbe secondo il Taranto. Sì, lo so, ma sarà difficile che verrà accolto questo reclamo, Tino. No, no, è stato respinto. E infatti, sì, infatti. Ma ha presentato ricorso, al CGA. E sì, al cautelativamente ha chiesto la sospensione dei playoff. Sì, infatti, sì. Infatti. Comunque, un altro risultato particolare. Adesso mi sfugge, vediamo se me la rimettono. Ecco, sì, grazie regia. Sì, la Juve Stabia che con la Virtus Francavilla fatica, ma ormai la Juve Stabia non ha più nessun problema, non ha più nessun obiettivo perché li ha già conseguiti tutti. Esatto. Assolutamente sì. Vediamo anche la classifica. Arriva, eccola qua. Eccola qua. Guida la classifica la Juve Stabia con 76 punti, alla quale segue con 66 punti, seguono l'Avellino e il Benevento, 62 Casertana, Taranto, 58 Picerno, 53 Giuliano, 52 punti il Crotone, 51 punti Latina, 50 Audace Cerignola, 48 punti Foggia e Sorrento, 45 il Messina, il Potenza e il Catania a 42 punti, 41 Turris, 39 Monopoli, 34 Virtus Francavilla, 32 Monterosi Tuscia, chiude la classifica il Brindisi con 25 punti, ma meno 4 punti. Alessandro, ogni volta che vediamo questa classifica, e stavolta è davvero la più clamorosa perché mancano appunto solo 90 minuti per la chiusura di questo campionato. Ecco, il sentimento già ce l'hai descritto prima, sì. Quando vai al Massimino a vedere le gare con tuo figlio. Scoraggiamento. No? Scoraggiamento totale. Sì, però è giusto fare un appello, come sempre, certo. No? Invitiamo, perché la nostra fede è quella rossa-azzurra. No? Mancherebbe. È chiaro che noi dobbiamo mirare a difendere la nostra maglia e il nostro nome. Credo che però le cose bisogna dirle, perché poi magari chiaro. Gli errori servono semplicemente, certo, a fare esperienza, certo. E a evitare di ripetere. Allora, immaginare che questa rosa potesse competere su entrambi i fronti è stato un errore. Mandare via il direttore sportivo Antonello Laneri è stato un errore, sono tutti due errori gravi. Non o anche non rimpiazzarlo, ma mandarlo senza motivo sostanzialmente. Perché se tu lo mandi senza motivo, stai dicendo che l'hai riconfermato senza motivo, a mio modesto avviso. In fondo ricordiamoci che c'è stato anche l'esauramento di tutti i giocatori che erano riconducibili alla Neri, no? Ma soprattutto io dico che se tu fai la Coppa Italia con... mi ricollego un po' a quello che diceva il mister, che saluto, come paracadute, no? Per poter avere un richiamo, una possibilità, è quanto di più sbagliato fare tutto ciò, sì. Perché poi tanto, tu il campionato tanto. Lo trascuri. Allora, nella Coppa Italia abbiamo avuto noi anche un po' la fortuna di giocare molte gare in casa. Degli aspetti importanti. Regolamentari che sono stati. Siamo stati anche un po' fortunati perché due volte sono stati annullati dei gol dubbi, diciamo, visti dal nostro punto di vista, è sicuramente la decisione giusta quella dell'arbitro. Fossimo stati al contrario, magari avremmo detto. E allora, tutte e due le volte nei minuti finali della partita. Cioè, allora,
avere una rosa che in una competizione rende, ha il sangue agli occhi, ha la possibilità di dare tutto e non fare lo stesso in campionato, pone delle riflessioni, degli interrogativi, secondo me terribili, perché noi si diceva prima, quando è successo che la squadra ha fatto male in una competizione che è quella del campionato. Ecco, campionato, per noi è stato sempre il contrario nella storia, qui mi sembra che la storia non ha insegnato nulla, perché per noi la Coppa Italia, ma anche l'anno scorso quando si è vinto il campionato, addirittura si è perso la prima e c'erano già delle polemiche, invece in realtà, e allora quest'anno invece si è fatto, probabilmente ci si è illusi che con la Coppa Italia si poteva raggiungere una posizione, una meta siamo arrivati invece a dei capitomboli terribili. Ma poi io dico, caro vicepresidente, caro presidente, cara dirigenza del Catania, perché quando qualche mese fa in una conferenza stampa vi è stato detto ma ci guardiamo alle spalle, avete risposto con tanta supponenza, con tanta arroganza, il problema dei play-out non sussiste. E abbiamo fatto fare anche quasi una figura, quasi barbina, a chi aveva posto questa domanda, che oggi si rivela invece tutt'altro che figura barbina, ma forse il contrario. Perché non guardare in faccia la realtà, cara dirigenza del Catania? Perché questo atteggiamento da prime donne? Perché questa voglia di venire a Catania quasi quasi, però c'è un altro corso più importante e lascio perdere? No, non è una cosa bella tutta questa, no? Tutta questa storia, tutta questa situazione. Ci avete quasi dato l'impressione quasi di avere voi una società e una squadra che camminava da sola, ma non si cammina da soli da nessuna parte, non si cammina da soli, si discute, si lavora insieme. Non per niente sono dirigenti, sono manager, sono dirigenti perché hanno degli scopi specifici. Ma allora mettiamoci in gioco, certo. Se uno sbaglia si deve mettere in gioco, certo. Piuttosto che avere ancora questo atteggiamento, ancora questa spocchia, perché tutto questo? Perché tutto questo? Il Catania ha vinto un campionato di Serie C, ma il Trapani ha fatto già meglio. Serie D. Di Serie D, ma il Trapani ha fatto già meglio. Ha infranto quel record. Quindi tutte queste feste, tutti questi premi, tutte queste celebrazioni, tutti questi uomini dell'anno che sono stati conferiti a tutti, hanno fatto un danno pazzesco, perché la società, la squadra e anche la città ha vissuto di fumo negli occhi. Non abbiamo avuto contezza della realtà, perché poi c'è la Coppa Italia, adesso viene il nuovo mister, adesso vengono dei nuovi giocatori. Noi abbiamo preso dei giocatori a fine calciomercato estivo, quindi diciamo in zona Cesarini della prima finestra, e li abbiamo rivenduti a inizio della stagione. Queste sono delle cose che in terza categoria io non ho mai visto. Se tu prendi dei giocatori gli devi dare fiducia. Certo, si possono fare dei puntellamenti, si cambiano due, tre pedine. Ma poi l'asse centrale della squadra, portiere, difensore centrale, è quella su cui fondare. È centrocampista e punta. E noi li abbiamo sbagliati tutti invece. Giusto. E purtroppo così brutto. Grazie del tuo intervento, Alessandro. Lorenzo, sono tante domande, ti vedevo annuire tante cose. Sì, perché condividevo totalmente il pensiero del dottore e tra l'altro con un po' di spocchia. Grella disse che già arrivare tra i primi 3-4 la considerava quasi una deminuzio, quasi una sconfitta. Sì. Quindi se tu avessi dichiarato inizio campionato faremo un campionato di assestamento, perché fino a prova contraria se non la matricola, la piazza avrebbe mugugnato, ma non avrebbe mai potuto rinfacciarti il fatto nulla, che certo, non fossimo dalle prime. Hai detto di non guardarci indietro, ma in realtà ogni partita da almeno due mesi è sempre quella fondamentale. Ma le abbiamo toppate tutte, da dicembre ad oggi in trasferta abbiamo fatto un solo punto a Foggia, per sbaglio a questo punto. In Coppa Italia ne abbiamo vinte 6 su 6, anche avvantaggiate dalla circostanza che 6 su 6 le abbiamo giocate in casa. Ma questa squadra ha dimostrato che nella partita secca
dinanzi a un pubblico sempre molto numeroso, con un risultato dal quale non poteva neanche ambire ad un pareggio, doveva per forza vincere, e lo ha fatto. Ma adesso, proprio non so da quante partite, diciamo, questa è decisiva, sì, e le hanno sbagliate tutte, da almeno due mesi, perché anche quella col Messina non è che sia una vittoria limpida, cristallina, certo. Un risicato 1-0 sul rigore, cioè anche il Messina ha avuto la possibilità di pareggiare. Quindi non, anche quello è stato una rondine, ma quante rondine abbiamo mangiato di questa primavera? Ecco. O abbiamo visto volare, più che mai. Abbiamo visto volare, abbiamo sì. visto volare. Dai. Mai continuità, mai due o tre risultati consecutivi positivi. Solo una volta. Forse una volta. Due vittorie e un pareggio. Due vittorie e un pareggio. Cioè, prendi una Juve Stabia che pareggia con la Virtus a pancia piena, Serie B conseguita, ciononostante non perde. Anche il punticino vale. Infatti. Sabina, qualche messaggio e poi passiamo al turno successivo. Sì, Domenico Di Guardo ci scrive: nessuno può e deve regalarci qualcosa, perché il Catania deve farcela da solo. Santo Strano, buonasera, potete chiedere al professore La Vecchia, guardando gli intrecci delle altre squadre, che probabilità ha il Catania di salvarsi in percentuale. Ne ha già parlato. E ne ha già parlato. Domenico Di Guardo. Detto, il 50%. Sì, sì. Adesso non vorrei essere come Cassandra, ma se sabato finisce male, con sconfitta e play out, allo stadio si deve stare attenti all'ordine pubblico. Ma incrociamo le dita. Dai, non lanciamo proclami di guerriglia. Esatto. Non lanciamo proclami di guerriglia, ci dissociamo assolutamente. Ecco, non ha senso assolutamente. Giuseppe Tropelli. Siamo persone civili. Apologia di reato. Siamo tifosi e persone civili. Ci saluta Giuseppe Tropeo. La situazione psicologica è estremamente delicata, antipatica. Siamo costretti a chiedere a questi giocatori uno sforzo finale nell'interesse di un ambiente a loro ostile e di una maglia che si spera non indosseranno più. L'ha detto in maniera carina. Infatti. Andiamo avanti. Lei è edulcorata. Andiamo al prossimo turno, Sabina. Sì, eccolo qua. Audace, Cerignola, Giuliano, Avellino, Crotone, Brindisi, Turris, Casertana, Sorrento, Catania, Benevento, Juve Stabia, Picerno, Latina, Taranto, Monopoli, Messina, Monterosi, Tuscia, Foggia, Potenza, Virtus, Francavilla. Bene, si gioca sabato tutti insieme alle 18:30, mi sembra. Giusto, dico bene? Sì. Benissimo, allora. Abbiamo esaurito le grafiche, vediamo un attimino, diamo un minuto ad Alessandro Russo per parlare dell'iniziativa che riguarda il libro del nostro caro amico Salvo Emanuele. Prego. Sì, molto volentieri, almeno insomma c'è veramente da essere soddisfatti di un percorso compiuto da anni, ma devo dire anche grazie al tuo lavoro, Vincenzo, che hai più volte fatto in modo che Salvo non mollasse, perché ha iniziato quasi sui banchi di scuola, Salvo Emanuele, e ha avuto bisogno di noi, di me, di Vincenzo, che siamo amici suoi da anni, per cercare di spronarlo ad andare avanti. Lui sognava di raccontare questo viaggio metaforico dell'Iotro, che poi rappresenta proprio l'essenza nostra, la Catanese, Licia, certo. Le battute, il vernacolo, certo. E lo ha fatto magnificamente in questo libro di Vin Catania, che fa parte delle pubblicazioni dell'associazione Scritturiamo, di cui io sono presidente. Quindi vi aspettiamo giorno 4 maggio, sabato, alle ore 17, ci saranno gli amici Daniele Loporto e Simone Vicino, insieme all'autore, per una chiacchierata su quello che significa veramente l'essenza, al di là del fatto che quella era una società che aveva un numero di matricola. Assolutamente. Ecco, raccontiamo, ne abbiamo parlato tante volte, e se ne parlerà ancora. Il rapporto fra i tifosi e la squadra di calcio. Quindi ci chiediamo: che cosa direbbe il Liotro adesso, in questo istante? Fra qualche tempo ci sarà un aggiornamento e parlerà di nuovo. Ecco. Grazie alla penna di Salvo, sicuramente. Grazie Alessandro per il tuo intervento. Quindi ricordiamo sabato 4 maggio. Abbiamo detto il posto. Sabato 4 maggio. Alla libreria, alla biblioteca comunale. Alla biblioteca comunale Vincenzo Bellini. Via di San Giuliano 307. Di pomeriggio alle ore 17. Perfetto, alle ore 17, benissimo. E allora vedevo prima Enzo. Dimmi Enzo. Ricordiamo che oggi nel 1979 arriva un campione rosso-azzurro, campione del mondo, che è Biavati, un grande personaggio. Assolutamente. Grande Biavati, assolutamente. Cominciamo con le interviste, andiamo con Mister Zeoli.
Mister, è stata una partita, insomma, dopo un primo tempo comunque equilibrato, e qui si è visto un buon Catania, ha avuto delle occasioni, ha rischiato anche qualcosa, ma insomma sembrava un pareggio che fotografava, no? Un po' lo stato di cose Gabbo. Nel secondo tempo qualche disattenzione, insomma, e si è andati solo sullo 0-3, poi lei ha cercato, insomma, di fare diversi cambiamenti, ha messo un po' Chirico tra le linee, comunque quattro attaccanti con Castellini a supporto, ma si è visto un Catania, almeno a mio avviso, volontà sì, ma molto confusionario, quasi, soprattutto dopo il 2-0, quasi rassegnato alla sconfitta. No, ma infatti le partite le vanno preparate anche prima mentalmente, nel senso che tu entri il secondo tempo dopo 3 minuti, non è la prima volta che prendi un gol. E dunque non è la prima volta che prendi un gol a inizio ripresa o inizio partita, dunque ma anche sul 2-0 bisogna rimanere in partita, è una cosa brutta da dire, ma devi rimanere in partita fino alla fine. Infatti poi capitano queste due occasioni e probabilmente il pareggio lo potevamo portare a casa, anche se ti ripeto non è stato sicuramente un atteggiamento di una squadra che si viene a giocare la partita della stagione qua. Domande da studio? Sì, Michele, ciao Enzo Stroscio, ti volevo chiedere, Catania ancora una volta è artefice del proprio destino? Sì, anche se adesso è difficile, perché è ancora più difficile perché manca solo una partita e affrontiamo una squadra che è candidata alla promozione, dunque ci sarà da prepararla bene, soprattutto sul piano emotivo, perché ho visto l'ennesima fragilità di questa squadra, che tante volte unita fa cose discrete, appena si unisce esce fuori tutte le individualità e il modo di giocare quasi singolo e non di gruppo. Mister, poi ti chiedo io qualcosa, è chiaro che l'ingresso di Chiarella è stato importante, no? A un certo punto lei ha continuato a giocare, diciamo, con tre centrali, con Marsura e Chiarella praticamente ormai fissi, diciamo, come esterni offensivi. Chiarella ha fatto bene, Cianci comunque 2 gol, forse è facile dirlo con scelte che magari forse fatte prima. Allora, io penso dopo aver vinto col Messina la scelta era semplicemente tra Cianci e Marsura, perché comunque sia ho visto bene Marsura, erano delle situazioni che avevamo provato, però quando c'hai palla devi sfruttarli questi giocatori, sennò è inutile. Cambiando con Pietro il secondo tempo, inizio secondo tempo, noi per dire, con quel giocatore che ci stava facendo pareggiare la partita ne abbiamo presi 3, dunque non andrei sul singolo. Chiarella è entrato libero mentalmente, dunque la fase difensiva non la faceva, doveva soltanto mettere la palla in mezzo, dunque le scelte non credo che vadano a influenzare il risultato, soprattutto su una partita che la squadra senza nessuna pressione dei tifosi avversari, in uno stadio semivuoto dove era fondamentale per noi, non ha fatto un approccio da partita che doveva fare. L'ultima domanda da studio, perché il mister deve andare via, insomma dobbiamo stringere i tempi. Buonasera mister, l'unica certezza al momento è che il Catania non finirà la sua stagione dopo la partita col Benevento. Allora le chiedo velocemente di cosa ha bisogno questa squadra da qui alla partita decisiva di Benevento e poi per quello che verrà dopo. Per me ha bisogno di in questo momento di ricaricare proprio le batterie nervose, sapendo che quella partita comunque sia ti può dare energie importanti ma ti può far crollare, perché è inutile parlarci, è meglio essere realisti, sappiamo che domenica andiamo a giocare una partita con una signora squadra, in questo momento non abbiamo quella tranquillità e serenità per dire domenica vinciamo, bisogna essere onesti, dunque l'importante penso a prescindere dall'aspetto tattico, recuperare le energie nervose, mentali, e ci sarà un ambiente caldo perché comunque sia sarà una partita decisiva per noi. Eccoci rientrati dopo Mister Zeoli con l'intervista curata dal nostro amico giornalista Stefano Sica, che era lì a Potenza per seguire Sorrento Catania insieme anche al nostro Salvo Russo. Enzo, possiamo dire che ieri non ha mai giocato una partita intera, ma fra le tante gare iniziate o
subentrante quasi sempre. Quella di ieri è stata la partita migliore di Chiarella, sicuramente, no? Abbiamo ritrovato quel modo di giocare che gli conoscevamo dallo scorso anno. Sì, ma non si riesce a capire perché non è entrato prima, perché è entrato dopo. Ovviamente l'allenatore sa qual è il suo momento principale, cosa voleva fare. Forse voleva far stancare questa squadra che giocava il doppio nella corsa, tant'è vero che se noi facciamo caso ai gol presi, sono stati presi in corsa nel lato alla destra del portiere, sì, Albertoni. Di Albertoni. Troppo tardi, sicuramente. Poi certe volte è entrato Chiarella e non ha dato quel contributo. Esatto. Il pallone rotondo, ragazzi, il pallone rotondo. Domenica dobbiamo fare una partita che se la deve ricordare chiunque, nel bene o nel male. Bene. Ci siamo noi, nel bene o nel male, ci deve essere sabato, scusatemi, penso domenica. Sabato, sì, sabato. Quindi dobbiamo fare una partita della vita e poi si vede. Sabina, abbiamo un messaggio sulla chat WhatsApp? Sì, ci è arrivato un messaggio sulla linea WhatsApp da Antonio 64 che ci saluta sempre. E buon pomeriggio, dobbiamo ripetere: le scelte apicali della società non sono state devastanti, assurdo dare la panchina a Cristiano Lucarelli. Poi errore più grave lasciarla a Michele Zeoli, 17 sconfitte in campionato, solo un punto. Leggi il girone di ritorno in trasferta. Adesso arriva la capolista, da quando c'è Oteri e la squadra che ha fatto più punti. Avete valutato un'altra possibilità, quella del Foggia sconfitto, che arriverebbe undicesima, e se Catania entra nei play-out prendere il suo posto. Sì, 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 sì. Sì, ma non è una cosa che ci riguarda direttamente. Esatto. Auguriamoci che poter difendere un altro interessante, Francesco Maraviglia. Buonasera, sì, a tutti. Lo salutiamo, è sembrato un Francesco. Po' troppo remissivo. È uno del gruppo degli Old Elephants. Esatto. Francesco Maraviglia. Non mi è sembrato un po' troppo remissivo l'allenatore nell'intervista post sconfitta? A me ha dato l'idea di una persona che pensa già di sapere come andrà a finire. E possiamo chiedere a Piero Alderisi, sì, come ti è sembrata l'intervista di Zeoli? Scherzo, ovviamente. Come ti è sembrato l'atteggiamento di Zeoli nelle risposte? Noi dimentichiamo che prima di questa partita che era determinante, decisiva, dimentichiamo la vicenda dell'audio che è venuto fuori, sì, giusto, che ha comunque certificato il fatto che qualche spaccatura dentro c'è, tra i giocatori e l'allenatore, forse fra l'allenatore e qualche elemento della dirigenza, questo non lo so, sono cose che ovviamente sono lì dentro e le sa soprattutto chi le vive, però è chiaro che non c'è una situazione di serenità e questo ovviamente si riverbera poi su quelle che sono le prestazioni della squadra, è inevitabile. Questo è un fattore che chi fa l'allenatore conosce bene e sa quanto può influire negativamente sulle prestazioni della squadra, quanto possono influire situazioni del genere. Io non credo che Zeoli sia remissivo, credo che sia profondamente realista, perché al di là di quello che sappiamo noi, che la vediamo dal di fuori, conosce bene poi quelle che sono le dinamiche che si vivono dentro il gruppo squadra e all'interno della società, che probabilmente non lo lasciano sereno. Michele Zeoli, che io ho avuto la fortuna di conoscere come collega al corso di Coverciano, quindi dopo averne apprezzato le doti di calciatore, come tifoso, ne ho apprezzato da collega quelle di, innanzitutto di persona, perché è una persona leale, era sincera, e poi credo sia anche un buon allenatore, e mi sembra assolutamente ingeneroso scaricare su di lui tutte le responsabilità di una stagione. Siamo d'accordo. Che ovviamente è nata male, speriamo non si concluda peggio. Io credo che lui ogni qualvolta è stato chiamato in causa, perché anche prima dell'arrivo di Lucarelli, sì, vero, è stato vero, chiamato per un breve traghettamento, vero, e si è sempre messo a disposizione della causa del Catania, come ha fatto dopo l'allontanamento, sì, di Lucarelli. Quindi io credo che
È chiaro che siamo tutti da tifosi arrabbiati per i risultati, per la situazione, per il fatto che la squadra prima ciò che sarebbe giusto che una squadra della caratura del Catania debba esprimere, però credo che sia assolutamente ingiusto e ingeneroso scaricare ogni sorta di responsabilità sulla Chiaro, Pierpaolo, benissimo. In questo momento forse è l'unico che veramente crede nella salvezza del Catania, quindi dovremmo perché uno che ha portato la maglia del Catania in maniera esemplare perché vi assicuro che è un lottatore, non è uno che molla un centimetro, quindi non vedo in lui scoramento, vedo più che altro il fatto che cerca di compattare, serrare le fila fra, e faccia anche da frante fra perfetto fra Pierpaolo, grazie Grazie. Purtroppo siamo in chiusura, dobbiamo salutarci, dobbiamo chiudere. Domani la puntata ovviamente va come sempre in replica sul canale 15, quindi la 7 Gold va in chiaro nel contenitore chiamato Top Calcio 24, quindi domani potrete seguire. E il nostro invito chiaramente a seguire Studio Stadio Live sabato a partire dalle 18 per la gara del Massimino contro il Benevento. Salutiamo Alessandro Russo, grazie per la tua importante contributo, grazie Alessandro, grazie come sempre all'avvocato Lorenzo Pucci. Lorenzo, alla prossima. Grazie, alla prossima. Sabina, saluti e vediamo baci. Allo stadio sabato. Saluti e baci. Grazie, direttore. Sarà una bella impresa sabato. Sarà un'impresa da seguire. Tino, ti ringrazio. Alla prossima. Sì, grazie a tutti. Una buona serata a tutti. Un saluto a Pierpaolo che non avevo ancora salutato. Lui ci tiene. L'etichetta è importante. Pierpaolo c'è anche quando noi lo chiamiamo. Grazie. Sì. Grazie Pierpaolo. Grazie. Poi la prossima volta parleremo di qualcosa della tua esperienza con i ragazzi siciliani al torneo delle regioni, sicuramente. Grazie. Pierpaolo Alderisi, al mister, e allora Vincenzo Lacorte vi saluta tutti, ringrazio anche tutti quelli che hanno collaborato alla puntata odierna con Gaetano Ligreggi, Gianluigi Caruso, Filia Stroscio, buonasera a tutti, a sabato e grazie ancora, sigla.